Ho sentito un fracasso. No, non c'è niente che non va. Senta, porti via questa cosa, non ne abbiamo più bisogno. Beh, che c'è da guardare? Non vedo il motivo per comportarsi da bambini in un luogo come questo. Nemmeno io. Abbiamo una responsabilità che ci convocano per posta a presentarci in questo tribunale per decidere sulla colpevolezza o innocenza di un tale che non abbiamo mai visto né conosciuto. Non abbiamo niente da perdere dal nostro verdetto, pertanto dobbiamo sentirci forti e non farne una questione personale. Beh, non abbiamo ancora concluso un bel niente. Qualcuno ha un'idea da suggerire? Direi di fare un'altra votazione, signor Presidente. Ancora, no? No, no, per me sono d'accordo. C'è qualcuno che non vuole votare? Desidero che si voti per appello nominale. Diamo il nostro voto ad alta voce. Voglio vedere le posizioni dei singoli. La proposta è ragionevole. Ci sono obiezioni? No. Va bene, passiamo ai voti. Allora, vi chiamerò per numero. Io voto colpevole. Giurato 2? Innocente. Giurato 3? Colpevole. Giurato 4? Colpevole. Giurato 5? Innocente. Giurato 6? Innocente. Giurato 7? Colpevole. Giurato 8? Innocente. Giurato 9? Innocente. Giurato 10? Colpevole. Giurato 11? Innocente. Giurato 12? Colpevole. 6 contro 6. Chi ha da fare qualche proposta concreta? Va bene, va bene. Chiedo scusa, era questo che voleva? Proprio questo? Ecco, andiamo avanti. Beh, c'è una cosa che mi lascia perplessa. La storia di questa coltellata e il modo in cui è stata offerta. Dall'alto in basso, no? Sì. Allora? Che senti? Non venga a dirmi adesso che lei vuole ricominciare a studiare su questo punto. È stato già ampiamente trattato al tribunale. Sì, lo so, ma io non sono d'accordo. Il ragazzo è alto 1,72 m, suo padre 1,87 m, una differenza di 15 centimetri. Come si può vibrare una coltellata nel petto di qualcuno più alto di te di 15 centimetri? Lei non sarà contenta fino a non avrà rivisto la scena. Vi voglio fare a tutti e anche a lei una dimostrazione. Qualcuno si alzi?
guarda bene. Saranno 15 centimetri? Sì, sono più di 15 centimetri. Più o meno? Ah! Ma mica era scherzo! Ma che ne prendi? E calmi, calmi! Mica ci sono feriti, no? No, non ci sono feriti. Ecco, lei guarda bene. Questo è stato angolo descritto. Dall'alto in basso e poi dentro. Così farei ad accoltellare un uomo più alto di me. E così è stato fatto. Adesso lei che può dire? Dall'alto in basso, poi dentro. Non c'è discussione. Ha mai dato una coltellata lei? No. E lei? Non dica sciocchezze! Come fa a sapere come si fa a darlo allora? Che c'entra? È questione di buon senso. Ha mai visto accoltellare qualcuno? No. Allora mi permetta una domanda. Il ragazzo era un accoltellatore esperto, no? Fu pure mandato al riformatorio per aver ferito qualcuno col coltello. Sì. Non è vero? Sì. Sì. Guardi qua. Non le sembra una maniera un po' scomoda di manovrare un coltello? Perché domanda proprio a me? Un minuto, per favore. Ma che ti hanno, via? Ha mai assistito a una lotta al coltello? Sì che ti ho assistito. Al cinema? No, nel cortiletto di casa mia. Di fronte alla casa, ne ho viste tante, tante. Il coltello e Saramanico fanno parte dell'ambiente in cui sono vissuta. Strano. Pure io se non ci abbia pensato prima, ma queste cose uno cerca di scordarsele. Chiunque adopera in coltello a molla non vincerebbe mai un colpo dal basso, dall'alto in basso. Non si maneggia così in coltello a molla, si maneggia così dal basso in alto. In questo caso non può essere stato l'imputato ad infliggere la ferita che ha ucciso suo padre? No, non può essere stato. A meno che non avesse avuto qualche pratica di lotta col coltello. Io non ci credo. Neanche io. Lei sta cercando di darci da bere un sacco di storie. E lei che ne pensa? Beh, non saprei. E lei? Senta, sono stufa di tutta questa faccenda qui. Io non ne posso più. Per conto mio, cambio voto. Da colpevole a innocente. Cosa? Ma che avete capito? No. Insomma, se ho deciso così, ho deciso. Non vuole dire che è stufa adesso di tutto questo, sì, cosa? Sì, sono stufa. Ma sono stufa, non è una risposta. È esattamente una risposta. La signora forse c'ha ragione, non è una risposta questa. Ma lei che razza di donna è? Prima vota colpevole perché ha dei biglietti in tasca che le bruciano. Adesso per lo stesso motivo cambia voto. Ma non si ha mica il diritto di trasformarsi così con la vita di un uomo. È orribile quello che sta facendo. Ehi, non le permetto di parlarmi in questo modo, sì, sa? Io le posso parlare in questo modo. Lei deve votare innocente se ritiene che l'imputato sia innocente. Se ritiene che sia colpevole, deve votare colpevole. Basta. O le manca... Il fegato. Vadi! Per votare quello che ritiene più opportuno. Allora, innocente o colpevole? Ve l'ho detto, innocente! Perché innocente? Ce lo dica, non perché? Non sono tenuta! Sì che è tenuta, non ci dica perché è innocente! Non ritengo che sia colpevole. Chiedo un'altra votazione. Va bene, si chiede un'altra votazione.
forse il modo più spiccio per alzarla di mano. D'accordo? Sì, d'accordo. Bene. Alzino la mano tutti quelli che votano innocente. 9. Alzi la mano chi vota colpevole. 3. La votazione sta 9-3. In vantaggio la tesi di assoluzione. Non riesco a capirvi, ma come fate a essere convinti dell'innocenza di questo ragazzo? Lo sapete pure come quella gente è abituata a mentire. E lasciate che vi dica che quella gente non ha neppure bisogno di una vera ragione per uccidere. Si ubriacano e bene, qualcuno ci lascia la pelle. Sono dei violenti. Ehi, ascoltatevi, ascoltatevi. Quella è gente che non fa che bere e litigare. E se qualcuno ci lascia la pelle, che importa? Sto cercando di farvi ragionare. Quella è gente che non vale un soldo. Sto cercando basta di spiegarti. Basta adesso, se dici ancora qualcosa le ficco quel fazzoletto in bocca. Sto solo cercando di spiegare. Sto solo cercando di spiegare. Bene, ciascuno torni al suo posto. Io sono ancora convinta che quel giovane è colpevole di assassinio e vi dirò perché. La testimonianza più inequivocabile ce l'ha fornita quella donna dall'altro lato della strada, quella che ha dichiarato di aver assistito all'esecuzione del delitto. Precisamente è così, anche per me. Quella è la testimonianza più importante. Che cosa ha detto la donna di preciso? Riprendiamo in esame la sua testimonianza. Credo di poterlo riferire con esattezza. Ha detto di essere andata a letto verso le 11 quella sera. Il letto l'aveva davanti alla finestra aperta. Poteva quindi guardare di fuori stando distesa in letto e vedere direttamente dentro la finestra dall'altro lato della via. Per un'ora e più ha continuato a girarsi e rigirarsi nel letto senza riuscire a prendere sonno. Finalmente, sarà stata 9:30, si è girata verso la finestra e guardando fuori ha visto il giovane che infilzava suo padre con il coltello. Per quanto posso giudicare io, questa è una testimonianza inconfutabile. È quello che dico anche io. Il caso è tutto qui. Francamente, non riesco a capire come possiate votare in favore dell'assoluzione. Lei che ne pensa? Beh, forse ci saranno molte prove da vagliare. Come forse? Collega ha perfettamente ragione. Tutte le altre testimonianze cadano. Questa era la mia impressione. Che ora è? Le 6:10. È tardi, non potremmo andarcene a casa e finire domani mattina. Io ho un nipotino con gli orecchioni. Non è possibile, non ci ho pensato. Scusi, ma non vede l'orologio senza occhiali? Non molto bene, perché? Ma non so. Ma cosa fa quando lei sta a letto? Porta gli occhiali, non porta gli occhiali, che fa? Come cosa faccio? Mi metto gli occhiali e guardo l'orologio. A letto non li porta? No, certo, nessuno porta gli occhiali a letto. Così pensavo, la signora che ha assistito al delitto porta gli occhiali, lo sapete? E mia nonna pure, e con questo? E sua nonna non è chiamata a rendere testimonianza su un delitto. Sentite, se sbaglio, interrompetemi. Questa donna terrebbe dunque gli occhiali a letto. Un momento, ma la donna portava gli occhiali o no? Io non mi ricordo. La donna portava gli occhiali ed aveva due lenti.
lenti bifocali molto spesse. Lo ricordo benissimo. Appunto, lenti bifocali, non se le mai tolte. Ma certo che portava gli occhiali. Sì, non ci avevo pensato. State a sentire. A letto non li portava lui. No. Questo è certo. Ha dichiarato che rigirandosi nel letto si è voltata sul fianco e ha guardato per caso fuori dalla finestra. L'assassinio stava compiendosi mentre guardava ed esattamente un secondo dopo la luce si spense. Non ha avuto il tempo di mettersi gli occhiali. Ora, può darsi che lei abbia veramente creduto che il ragazzo stesse accoltellando suo padre, ma io affermo che attraverso i finestrini di un treno in corsa e senza gli occhiali, quello che ha visto l'ha visto molto confusamente. Ma come fa lei a sapere quello che ha visto? Forse era presbite. Ma come fa questo a sapere tutte queste cose? Qualcuno ritiene che non vi siano ancora motivi di ragionevole dubbio? Io lo ritengo colpevole. Gli altri? No, mi ha convinto. Lei è rimasta sola allora? Me ne frego di essere sola oppure in compagnie. Ho diritto alla mia opinione. Certo. Che volete altro? V'ho detto, ragazzo è colpevole, deve morire. Conoscere i motivi di questa sua convinzione. Vi ho detto i miei motivi. Ce ne esponga di nuovo, non ci convincono, abbiamo tempo. Senta, lei è la donna quella che ci vuole qui. Lei ha fornito tutti gli argomenti. Non può voltare adesso la bandiera. Non mi lascia, non mi abbandoni. Mi dispiace, nella mia mente si è insinuato un ragionevole dubbio. Aspettiamo. È rimasta sola. Non credete di farmi paura. Ho diritto alle tutte mie opinioni. Ritorniamo al tribunale, dichiariamo che siamo in impossibilità di metterci d'accordo. Ecco cosa faremo. In questo caso possiamo soltanto sperare che una notte o l'altra, forse fra qualche mese, le riesca di nuovo di dormire. È rimasta sola. Ci vuole un certo coraggio a rimanere soli. E va bene!